diciamo da un lato, credo che l'Occidente stia vivendo una delle crisi più profonde che si potessero immaginare. E credo, diciamo, che la crisi dell'Occidente sia, diciamo, tra le altre cose, anche conducibile a quello che è stato detto in tantissimi, tantissimi interventi, ad una crisi profondissima della democrazia. Dal 2008, cioè l'anno, no, della recessione più forte che noi abbiamo avuto, abbiamo vissuto, diciamo, nella, ripeto, appunto, nell'Occidente, nel nostro pianeta, una scossone dal quale né l'Europa né evidentemente anche a seguito di quanto è avvenuto gli Stati Uniti hanno saputo, diciamo, recuperare il bandolo della impasse. Ora, alcuni sostengono, diciamo, che sia in crisi il rapporto democrazia-capitalismo e francamente, diciamo, rispetto all'impostazione di scenario che può venire dal ruolo della Russia nei prossimi anni, unito al fenomeno Trump negli Stati Uniti e unito anche, diciamo, alla superpotenza della Cina, io credo, diciamo, che i margini di centralità del continente europeo siano, diciamo, veramente margini delicatissimi sui quali riflettere. Che cosa, diciamo, si sia sbagliato è difficile, è difficilissimo analizzarlo in pochissimi minuti. Di sicuro un'idea dirigista, centralista ed eccessivamente, come dire, didascalica del ruolo dell'Europa non ha aiutato. Penso, diciamo, che sia giusto su questo provare a invertire la rotta anche per evitare, diciamo, di divenire sempre più marginali in questa discussione generale. Io reputo che in questo contesto il ruolo di un paese importante come l'Italia e il recupero dell'autorevolezza di questo paese nello scenario europeo occidentale sia un punto importantissimo. E siccome il nostro paese ha sofferto di tanti mali, in particolar modo, diciamo, di un debito pubblico che non ha saputo, diciamo, guardare alle nuove generazioni e alle generazioni appunto future con l'equità, la giustizia sociale e anche, diciamo, la responsabilità che sarebbero state necessarie, ma uno dei punti, diciamo, più importanti che noi abbiamo di fronte è il tema della, come dire, ammodernamento della nostra struttura democratica, perché noi abbiamo sofferto di tanti mali, ma in particolar modo di una instabilità politica che è figlia da una parte, diciamo, di leggi elettorali che non sono state all'altezza, ma dall'altra anche di un sistema costituzionale che evidentemente non è all'altezza. E questo lo dicono i fatti, non lo dicono, diciamo, le parole o i giochetti politici tra di noi. Il sistema del bicameralismo paritario, come è giusto definirlo, esiste in Polonia, in Romania. Noi abbiamo 27 paesi europei di cui soltanto in 5 il Senato è eletto direttamente. Penso, diciamo, che questo, come dire, tentativo di sprovincializzare la nostra discussione, perché poi possiamo parlare di Renzi, possiamo parlare della Boschi, possiamo parlare, diciamo, del dibattito interno, ma una domanda ce la dobbiamo porre: per quale motivo nel contesto europeo, solo per fare riferimento a quello, i sistemi che funzionano meglio sono sistemi che non hanno, diciamo, questo tipo di meccanismi? Diceva Pastorino, che poi, come dire, se ne è prontamente andato lasciando la discussione dopo il suo intervento, evidentemente non mi è interessato di sentire quello degli altri, però diceva: ma non è vero che nei 263 giorni che sono necessari per l'approvazione di una norma, di una legge, questo dipenda dall'esistenza del bicameralismo perfetto? A parte che è un'argomentazione che francamente mi sarebbe piaciuto, diciamo, fosse rimasto, perché avrei voluto capire. Nel senso che un meccanismo che prevede un continuo rimbalzo di competenze tra Senato e Camera, infinito, anche per una virgola, anche per un dettaglio, è evidentemente una delle ragioni dell'allungamento dei tempi. Ma certo che ha ragione Pastorino a dire che alcune volte quei tempi possono essere stati ridotti attraverso la decretazione d'urgenza, attraverso la decretazione legislativa delegata, cioè esattamente, diciamo, i meccanismi previsti costituzionalmente, ma che sono stati utilizzati. Scusi Presidente Totti, ma io la sento in sottofondo. Grazie.
dicevo appunto che questi meccanismi che sono previsti costituzionalmente da articoli della nostra Costituzione, ma che non sono il normale svolgimento della nostra democrazia interna e che evidentemente in moltissime analisi di costituzionalisti, ma anche nella consapevolezza di ognuno di noi, hanno sostituito di gran lunga quello che deve essere, diciamo, il meccanismo consueto attraverso cui noi arriviamo alla definizione delle leggi. Allora, qui bisogna mettersi d'accordo, perché il tentativo di cambiare la Costituzione esattamente nel tema del bicameralismo paritario, per poi affrontare altre questioni che sono state poste nella discussione di oggi, alcune anche banali come quella del CNEL, alcune, diciamo, intervenute a seguito di riforme parzialmente sbagliate, quella del titolo quinto della Costituzione, eccetera. Ecco, però in particolar modo voglio concentrarmi sul tema del bicameralismo. Lo diceva già molto bene Giovanni Lunardon, sono state un po', diciamo, l'humus politico attraverso cui le forze che hanno accompagnato la storia del nostro paese si sono, diciamo, cimentate. La riforma Bozzi dell'83, la riforma Iotti, De Mita del 93, la bicamerale, il tentativo di riforma, D'Alema Amato 2006, Berlusconi, Monti, il governo delle carenze. Ora, qui dentro ci sta davvero la storia di tutto il nostro paese. Io, come dire, faccio appello anche al buon ricordo del presidente Totti, che ha appartenuto ad una forza che si chiama Partito Socialista, che ha fatto tante cose negative, ma secondo me una questione l'aveva centrata: l'idea di mettere in atto nel nostro paese una grande riforma di carattere costituzionale. Ma anche la Forza Italia, la Lega Nord, l'Ulivo, la bicamerale che prima citavo di D'Alema, in tutti questi passaggi quel tema è stato reputato centrale. E vedete, questo non c'entra assolutamente niente con la discussione caricaturale, demagogica, dell'inviolabilità della prima parte della Costituzione, perché gli interventi che sono previsti in questa ipotesi di riforma, ma anche in quelle precedenti, non vanno in alcun modo a toccare quella che anch'io condivido essere una stesura della Carta Costituzionale di gran lunga superiore rispetto a tanti altri paesi nel contesto europeo. Questo è il tema. Il tema di un titolo quinto che non ha funzionato non perché non abbia avuto la lungimiranza e la capacità di vedere delle potenzialità nelle regioni, ma perché in quella legislazione concorrente ha messo in moto un meccanismo di alterazione delle regole e di conflitto costante, diciamo, tra poteri, che non è stato sicuramente utile alla discussione che noi abbiamo fatto e ha prodotto tante lentezze, di cui anche questo Consiglio regionale, già, diciamo, nei primi anni di questo mandato, ha potuto, diciamo, verificare. Allora, se vogliamo parlare seriamente di questi temi, parliamo appunto di questa storia, che dovrebbe essere il patrimonio nostro ma anche vostro. D'altronde non si spiega che così il fatto che Forza Italia e il 70% delle forze del Parlamento abbiano votato ripetutamente a favore di questa riforma. Per questo motivo, perché questa riforma è pienamente integrante, pienamente coerente con quello che in questi anni si è cercato di fare. E poi per un altro motivo, perché ci voleva una bella faccia dopo la sferzata salutare di Napolitano in quel Parlamento, che dice: non siete riusciti a eleggere un Presidente della Repubblica, rimango io nonostante l'età, nonostante le difficoltà fisiche, ma ci rimango perché voi dovete onorare l'impegno attraverso cui il nuovo governo nascerà, e cioè quello di riformare questo Paese, di dotare questo Paese di una legge elettorale che finalmente dia stabilità e di riformare quelle norme costituzionali che sono quelle di cui discutiamo oggi. Ed è per questo che la riforma, l'idea, diciamo, di una riforma condivisa è saltata. Non correggo Lunardon perché Berlusconi immaginasse di metterci lui, ma perché Berlusconi immaginava di metterci qualcuno più vicino a lui. E perché questa cosa pensava, diciamo, di poterla ricomprendere in un accordo più generale. Questo è il motivo per il quale quella
l'accordo è saltato. Io penso che si sia completamente sbagliato, perché siamo uno dei pochi paesi in cui esistono ancora 945 parlamentari, perché questo equivale a un dato che è l'1,6 per 100.000 abitanti della popolazione, in Francia l'1,4, in Germania lo 0,9, in Spagna l'1,3, e non mi pare che stiamo parlando, anche solo diciamo, per gli esempi citati, di democrazie non compiute. Noi abbiamo bisogno di portare avanti le riforme che il Paese sta facendo con maggiore velocità e incisività. E siccome potrei citare tante, diciamo, da quelle dei diritti civili, so diciamo, che non trovo un contesto favorevole in quest'aula, ma insomma continuo a pensare che invece siano temi estremamente importanti, a quelle che hanno riguardato i temi della giustizia, i temi della pubblica amministrazione, ma in particolare c'è un dato diciamo, che voglio citare oggi, e cioè che forse diciamo, se noi fossimo un po' più attenti alla disamina sullo stato economico del nostro paese, ci renderemo conto che i dati del PIL sul terzo trimestre del 2016 indicano per questo paese una crescita che negli ultimi anni, non dico in assoluto, ma negli ultimi anni non ha precedenti, e che proiettano quella crescita sullo 0,9% esattamente per l'anno 2016. Siccome diciamo, siamo abituati a parametri visti anche ieri sul tema diciamo, del deficit della spesa sanitaria in commissione di 119 milioni per la nostra regione, capisco diciamo, che a voi non interessino, ma io penso diciamo, che sarebbe bene non interrompere un percorso di cambiamento e di come dire, risanamento del Paese. Ora, questo è un tema, poi però ce n'è un altro di tema, che a mio modo di vedere è propedeutico a questo, perché consente alla politica di avere la credibilità sufficiente per poter proporre cose che possono essere anche impopolari all'inizio, ma tendere diciamo, a risolvere strutturalmente il problema dell'Italia. E questo tema è la riforma della politica. E la riforma della politica è data dal buon esempio, cioè gli italiani hanno serie difficoltà in questo momento diciamo, ad arrivare alla fine del mese, affrontare la loro vita, i primi a dover fare un sacrificio sono i politici. E per fare un sacrificio i politici hanno bisogno di cambiare. Qui dentro c'è un taglio pesantissimo al numero di parlamentari, anche a proposito diciamo, delle cose che sono state dette, e non solo questo, c'è anche un taglio pesantissimo allo stipendio dei consiglieri regionali. Ora, è banale la considerazione, voi non siete d'accordo su questo punto, certo che non lo siete. Quando questo gruppo, il Partito Democratico, che si è tagliato l'indennità nei cicli precedenti, che ha rinunciato ai vitalizi nei cicli precedenti, ha proposto a questo consiglio di ridurre le indennità, voi avete risposto di no. Voi non siete d'accordo a fare questo che dici. Voi ritenete che i costi della politica debbano rimanere tali e lo, come dire, sbandierate all'Italia sapendo di fare qualcosa che in questo momento mina complessivamente la possibilità diciamo, del sistema politico di avere credibilità. E quando mi riferisco a questo non mi riferisco solo diciamo, al centro destra, almeno all'onestà di dirlo diciamo, platealmente, mi riferisco anche al Movimento 5 Stelle, perché a leggere i giornali le famose rinunce degli stipendi ai consiglieri regionali non sono poi così tante rinunce. Le famose risorse che devono essere accantonate per il TFR e poi in qualche modo ritornano. E qui dentro il Movimento 5 Stelle ha portato avanti delle battaglie che sono mai state tese ad arrivare ad un risultato soddisfacente sul tema del costo della politica. Quindi io non lo so a quale onestà, trasparenza, diciamo voi vi appelliate, forse diciamo a quella delle firme false in Sicilia con gli 8 indagati di oggi, visto che dicevate, no? Che gli indagati sono già condannati in partenza, ma naturalmente questo riguardava diciamo, i vostri diciamo, avversari politici, quando riguarda voi tacete con un certo imbarazzo, ma siccome io le cose me le ricordo anche quando lo gridavate di me, in qualche modo diciamo, mi sento oggi di dirvi che, cari ragazzi, state profondamente sbagliando e non siete di grande aiuto al Paese, cari ragazzi e ragazze, visto che mi trovo. Ora, questo è diciamo, il punto. In questi 3 minuti e 40 che mi rimangono, sperando di poter recuperare 20 di quelle che mi
che sono stati sottratti dalle interruzioni, 20 secondi, non 20 minuti. Voglio dire che in fondo, diciamo, si spiega così, l'unione del grande partito della nazione costituito dall'intesa dei populisti e dei conservatori. Perché voi siete l'unione dei populisti e dei conservatori di questo paese. Quelli che pensano che sia sempre meglio aspettare un pochettino per fare le riforme che servono. Quelli che pensano che domani ci metteremo insieme e faremo una grande bicamerale per non arrivare a nulla. Ma, come dire, nell'humus della rabbia, nell'humus della crisi dell'Occidente, nell'humus, diciamo, di chi non vuole cambiare le cose, in fondo, diciamo, pensate di poterne trarre qualche vantaggio politico. Io tendo a pensare che i populismi siano, diciamo, qualcosa che ha molto a che fare con l'attuale era politica, ma che si esauriscono anche con una certa facilità, spesso quando poi entrano, diciamo, in campo e danno prova della loro azione di governo, come è accaduto alla Lega. Beh, io me la ricordo la Lega, che ha fatto bene il presidente Bruzzone a citare il fatto che lui da 16 anni è stato presidente, diciamo, presidente, segretario di questo partito, perché in questo modo ci ha consentito anche di ricordarci quando era presidente e c'era Bersito e c'erano i diamanti in Tanzania e c'erano gli scandali con le ostriche e champagne, c'erano queste cose qui. Ecco, il populismo è qualcosa,